di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Vi presentiamo Il Palio di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Ed è il momento dell'investitura ufficiale. Capitano del Rione Centro, nella lealtà del gioco del palio, porta la tua contrada alla vittoria. Capitano del Paese Novo, nella lealtà del gioco del palio, porta la tua contrada alla vittoria. Capitano del Rione Gelso, nella lealtà del gioco del palio, porta la tua contrada alla vittoria. Capitano del Rione Marzocco, nella lealtà del gioco del palio, porta la tua contrada alla vittoria. Con l'investitura dei capitani delle contrade si è aperta ufficialmente la settimana del palio qui a Pomarance in provincia di Pisa. Tante le novità per questa edizione 2010, a cominciare proprio dalla cerimonia di investitura dei capitani, vero sindaco? Sì, la cerimonia di investitura ha significato le volontà di grande manifestazione in occasione del 40° palio. Ci sono state, a differenza degli anni precedenti, una serie di iniziative che abbiamo fatto nella piazza davanti al comune e per la prima volta in notturna. E tra l'altro, insieme a questa novità, c'è stata anche quella che per la prima volta come sindaco ho investito i capitani. È con noi Sandro Manetti, l'autore del 40° palio di Pomarance. È la prima volta che Sandro Manetti dipinge il palio di Pomarance. Esatto, è la prima volta che mi cimento in un'opera di questo tipo, in quanto fino ad ora mi sono ispirato, diciamo, a pali concernenti gare tipo tiro con la balestra o comunque corse di cavalli. È la prima volta che mi sono cimentato su qualcosa di una rappresentazione teatrale ed è stato in qualche modo una sfida. Invece domani si giocherà nel campo del Piazzone il Cencio. È una settimana fremente, è una settimana che ormai ci porta logicamente a questa conclusione e quindi domani tutti giocheranno le proprie chance per raggiungere la vittoria. La novità importante è che tra la fine del palio e la premiazione non ci sarà intervallo, non ci sarà un momento di chiusura, ma qui in piazza ci sarà la cena del palio, quindi rimarremo tutti insieme e ci sarà poi la possibilità naturalmente di tornare al piazzone per la premiazione finale. Pomarance in festa qui la sera prima, la vigilia del palio. Lo sentite dalla musica, l'abbiamo sentito con i tamburi delle varie contrade, degli sbandieratori, ormai è festa, siamo nel cuore di questa manifestazione, appuntamento, come diceva il sindaco e come diciamo anche noi, domani mattina dalle 10 in poi, qui a Pomarance in provincia di Pisa per la 40° edizione del Palio delle Contrade di Pomarance. Un palio che non ha niente a che vedere con le corse, che non ha niente a che vedere con le balestre, ma un palio tutto particolare, come mi suggerisce il sindaco di Pomarance, un palio da seguire, da vivere insieme a tutta la cittadinanza qui di Pomarance.